Bene, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a relatrici e relatori, buongiorno a tutte le persone che hanno avuto la bontà e l'interesse di iscriversi a questo seminario. Seminario che si inserisce nel più ampio filone di quei seminari che stiamo organizzando con il laboratorio di ricerca STALS per in qualche modo continuare, proseguire e allargare il discorso su il populismo oggi che abbiamo in qualche modo iniziato con il progetto che ha portato alla pubblicazione del libro per Palgrave e che dà in qualche modo un po' l'occasione per questi seminari. Il discorso però, come dicevo, lo vogliamo allargare tematicamente e lo vogliamo allargare ancor più, diciamo, per quanto riguarda le persone coinvolte. E oggi abbiamo, devo dire, la fortuna di avere un parterre piuttosto interessante. Perché dico questo? Perché oggi con questo filo conduttore delle scelte tragiche e del populismo di fronte alle scelte tragiche, vorremmo provare a tenere insieme vari filoni di questo discorso, ma usando, come ho avuto occasione di scrivere anche ad alcuni di voi, usando la contingenza presente come un po' un caso studio, un banco di prova di tendenze più ampie che coinvolgono questo filone populista nei termini che diremo. Qualche parola introduttiva, appunto, su questo credo sia dovuta, prima poi di passare a introdurre relatrici e relatori di oggi, che di nuovo ringrazio e sono davvero lusingato di avere qua. Qualche parola introduttiva proprio a partire dal titolo, no? Scelte tragiche. Diciamo, scelte tragiche è, stavo riflettendo, forse una delle espressioni più usate e abusate di questo periodo, seconda solo ai tempi del, no? Oggi però vorremmo usarla in maniera più consapevole possibile. Tant'è che appunto ho approfittato per rileggere il libro di Calabresi e Bobbitt, trovando peraltro una singolare e, come dire, non del tutto involontaria, però interessante quasi coincidenza, almeno cronologica e di stile, tra la copertina dell'edizione dell'86, l'edizione italiana di Scelte Tragiche, e chi di voi ha visto la locandina, e la scelta che avevamo fatto per il nostro libro sul populismo italiano per Palgrave. Noi avevamo scelto, e devo dire un po' colpa mia, perché nella ripartizione tra i compiti, diciamo, tra i curatori, a me era toccata proprio quella, devo dire, piuttosto divertente, anche interessante, più difficile di quanto sembri. Diciamo, compito di trovare un'immagine per la copertina, e quindi avevamo scelto un bozzetto, un disegno preparatorio di Leonardo da Vinci per la battaglia di Anghiari, che in qualche modo desse quest'idea di una rabbia quasi cieca e assoluta, diciamo. Ecco, abbiamo scoperto con, devo dire, un certo divertimento che nell'edizione dell'86, appunto, di Scelte Tragiche, invece è presente un simile e quasi coevo disegno preparatorio invece di Michelangelo, che viene chiamato l'urlo l'anima dannata. Anima dannata che evidentemente per il contenuto del libro ha un diverso significato, ma che mi piace immaginare in qualche modo come componente di questo fenomeno di rabbia e percezione di qualcosa che non va e che in qualche modo fa arrabbiare, e di una rabbia che non necessariamente, e così vengo al punto, che non necessariamente però si indirizza nella direzione
giusta. Scelte tragiche e populismo. E, come vi dicevo, il libro di Calabresi e Bobbitt, omnicitato, in realtà parla di cosa? Parla di metodi di allocazione delle risorse scarse. In particolare, però, parla di metodi di allocazione delle risorse scarse al momento in cui questa scarsità e questa allocazione mi comportano il necessario sacrificio di un valore tra quelli considerati come primari, la vita stessa, fino ad arrivare alla vita stessa. Decisioni di primo grado, come le chiamano Calabresi e Bobbitt, quindi sulla decisione su quanto produrre di risorse scarse, e decisioni di secondo grado su come distribuire queste risorse scarse. E si parla, cito, nel libro del 78 di Calabresi e Bobbitt, di qualcosa, diciamo, di connesso a questo, di movimento, lo chiamano, composto dalla successione di decisione, razionalizzazione e violenza, man mano che la tranquillità sostituisce l'ansia e viceversa, quando la società elude, affronta e prende di nuovo scelte fragili. E qui ci avviciniamo, a mio modo di vedere, a quello di cui vogliamo parlare oggi. In realtà, la cosa che più interessa, rileggendolo appunto, che più interessa Calabresi e Bobbitt nel libro del 78, è quando la decisione di primo grado, quindi quella sulla produzione, in realtà non è necessitata, o almeno è necessitata solo in termini ampi, naturalistici. Tant'è che sono sobbalzato, pensando al momento presente, perché a un certo punto esplicitamente si dice, beh, questo tutto sommato ci interessa meno quando, in caso per esempio di pestilenza o di carestia, c'è una scarsità imposta a livello anche produttivo delle risorse. E fa un esempio che vuole essere paradossale, dice, se i reni artificiali dovessero essere prodotti solo grazie a una risorsa particolarmente scarsa, allora a quel punto si porrebbe un problema diverso. E viene fatto di pensare ad altri, diciamo, strumenti di ausilio che abbiamo sentito purtroppo coinvolti nei mesi passati. Quindi tutto sommato Calabresi e Bobbitt dicono a noi ci interessa proprio quando questa decisione sulla produzione non è così strettamente necessità. Ma il discorso del libro di Calabresi e Bobbitt va ben oltre i meri criteri di allocazione delle risorse. E infatti tutti i commentatori, specie in tempi anche più recenti, sottolineano come non si tratti solo di un libro, diciamo, di law and economics o di analisi economica del diritto, ma si tratta di una riflessione più ampia, non solo sulla, ripeto, mera allocazione di risorse, ma su metodi a vario titolo distributivi di oneri e di invece risorse, diciamo, con un carattere positivo all'interno delle società. Tutto questo si regge, e qui davvero vengo al tema odierno, tutto ciò si regge su due principi nell'analisi, ripeto, assolutamente attuale ancora di Calabresi e Bobbitt, si legge su due principi, equità e onestà. Oggi, almeno in queste poche parole introduttive, lasciamo stare il versante dell'equità che ci porterebbe distante, per quanto, insomma, nel nostro discorso sia e sarà presente. Ma quello che interessa particolarmente è quello appunto che viene chiamato in scelte tragiche onestà. Nel senso di, dire il vero circa il metodo, in questo caso allocativo. Si specifica nel libro, cito di nuovo, come l'onestà non sia semplicemente il fondale sul quale vengono prese le decisioni tragiche, ma certamente ne è un aspetto principale, cruciale, quando questa onestà è messa in dubbio.
Ed è, con questa prosa anche piuttosto elevata di Calabresi e Bobbitt, l'onestà, nei termini che ho detto, è la luce che rischiara la percezione delle allocazioni. Sotterfugio. Secondo me qui in due righe c'è molto di quello che intendiamo oggi indagare. Sotterfugio, finzione, inganno, sono tutti i modi attraverso i quali i metodi allocativi, astutamente scelti, possono evitare l'apparenza di non essere riusciti a comporre i valori in conflitto. Abbassare gli occhi ci consente forse di salvare alcune vite, anche se non le salveremo tutte. Ed è molto interessante perché nel libro, tutto sommato, non si esclude radicalmente che un sistema statuale, in prima battuta, fra virgolette menta o non sia del tutto onesto o del tutto trasparente circa le scelte allocative. Questo non lo si esclude radicalmente e non mi sento di escluderlo io stesso, diciamo, a chiosa di queste parole, mi sento di escluderlo, non voglio propagandare, diciamo, in questa sede una forma di trasparenza integrale e assoluta, perché una componente, diciamo, di non intera trasparenza, discorso ovviamente scivoloso, ma di non intera trasparenza all'interno di un complesso di metodi allocativi è probabilmente fisiologica, appunto, anche alla salvaguardia stessa dei valori fondamentali. Quindi non dico che vi debba per forza essere una completa e assoluta trasparenza sui metodi allocativi. Però il problema è quando sistematicamente e programmaticamente sia perseguita una opacità, se non addirittura una distorsione di quelli che sono i metodi allocativi delle risorse scarse e in generale, diciamo, degli aspetti positivi e negativi in una comunità. Ecco, io credo che l'interesse odierno sul discorso populista ruoti in buona parte intorno a questo e la tendenza di lungo periodo esploda con una particolare evidenza proprio in questi mesi, proprio nel contesto che stiamo vivendo. Populismo è concetto ovviamente controverso dal punto di vista definitorio, ma se noi lo definiamo, almeno diciamo dal punto di vista metodologico, come un, ripeto, sistematica e programmatica semplificazione di processi e procedimenti complessi atta proprio a propagandare una certa, un certo esponente, una certa parte politica, spingendo fuori da questo discorso semplice il complesso, spingendolo fuori e in qualche modo incollandolo a figurini di nemici della semplicità e quindi appunto di questo mitico popolo, ecco che la mancanza di onestà nei termini che dicevamo, quindi la mancanza di qualunque trasparenza sui metodi, in particolare allocativi, ma in generale sulla complessità dei procedimenti decisionali, è perseguita scientemente. E allora il sottotitolo, diciamo, venendo al sottotitolo del discorso di oggi, diritto, scienza e nuovi media, lasciamo stare la componente puramente giuridica, diciamo, per la quale rimando al libro e diciamo che oggi abbiamo anche demandato poi alla conclusione del professor Panizza. Scienza e nuovi media. Scienza, io non amo personalmente utilizzare scienza come sinonimo di scienza sperimentale. E infatti non mi piace pensare che il discorso di oggi valga solo per le scienze sperimentali. Vale per la scienza sperimentale come per le scienze sociali, come per altri tipi di, diciamo, branche soggette a validazione nei termini comunemente accettati come scienza. Però certo oggi
Ci interessa in particolar modo, e abbiamo la fortuna di avere il professor Giunta specificamente per questo motivo, ci piace l'idea di un focus, ripeto, proprio specifico su una particolare scienza tecnico, sperimentale come mi risulta essere la scienza medica, perché in qualche modo è la cartina di tornasole di quanto la distorsione su certi metodi allocativi e più in generale su certe decisioni pubbliche possa essere arrivata e quanto danno, diciamo, possa poi fare nel mondo delle cose. Nuovi media, e naturalmente guardo alla professoressa Bracciale, come canale, diciamo, particolarmente frequentato da questo tipo di approccio. E mi chiedo, e già in qualche modo le chiedo, perché è una cosa che mi interessa moltissimo, quanto sia neutrale il mezzo stesso e quanto invece questo mezzo influisca nella sua con la sua stessa architettura sul suo contenuto stesso. Cioè, l'aspetto sulla neutralità o meno del mezzo, credo sia uno dei, non dico niente ovviamente particolarmente originale, ma credo sia uno dei punti più interessanti di questo discorso. Così come, e qui ritorno anche alla componente giuridica, con Pasquale Annicchino, con Marta Tomasi, cercheremo, io credo, di indagare il versante giuridico sia dal punto di vista della cornice regolatoria, sia anche dal punto di vista auspicabilmente rimediale di questo aspetto. Certo è che, diciamo, e vado a concludere con queste parole introduttive, certo è che il problema, diciamo, è indubbio, è oggettivo, mi appare, il fatto che il problema esista. Mi segnalava qualche giorno fa l'amico e collega Paolo Addis, sempre aggiornatissimo, un articolo del New Yorker nel quale puntualmente si va a indagare la situazione odierna dell'America meridionale in particolare e di come diverse risposte, tra virgolette, a vario titolo populiste, comunque abbiano avuto e abbiano un effetto devastante sul contenimento dell'epidemia che tutti ben conosciamo. Peraltro, non solo in senso negazionista, caso classico, quello brasiliano, ma anche in senso opposto invece di utilizzo sempre di una narrazione, diciamo, partita e che sfrutta il coronavirus, ma invece in senso di stretta securitaria parossistica, l'esempio del Salvador, per esempio. Quindi in ogni caso noi troviamo in, come dire, con termini più o meno esasperati, con termini più o meno forti, ma allorché noi vediamo misuriamo, cioè una certa componente populista all'interno di un sistema politico, parrebbe che quasi invariabilmente noi ritroviamo anche una correlativa distorsione e politicizzazione del discorso scientifico sul coronavirus, ripeto, in un senso negazionista al contrario, in un senso di ulteriore enfasi, fino anche eccessiva, su quanto si debba fare per contrastare il fenomeno. E dunque mi sembra che ad oggi questa situazione, questo momento imponga assolutamente una riflessione. E in quest'ottica, facendo appunto leva su questa pluralità di competenze che oggi abbiamo, fra virgolette, attorno a un tavolo, abbiamo pensato di organizzare questo seminario.